Il castello angioino aragonese di Agropoli, pronto ad ospitare il decennale del Settembre Culturale, rassegna letteraria promossa ed organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, con la consulenza dell'ideatore della rassegna, attualmente presidente della Commissione Consiliare Cultura e già assessore alle politiche per l'identità culturale, Francesco Crispino. Il decennale della manifestazione sarà dedicato quest'anno ai castelli del Cilento, in un'ottica di promozione dei siti e dei beni culturali del territorio. Abbiamo un'anteprima, è una novità, un'anteprima di grosso spessore perché abbiamo il 26, quindi sabato prossimo, Maurizio De Giovanni che insieme a Camilleri è il più importante giallista italiano. Basti dire che dai suoi libri è stata tratta la serie televisiva Quest'inverno, i bastardi di Vizio Falcone, con Gassman che è tra i vari attori, che è stata la serie televisiva maggiormente seguita in questa stagione televisiva. Come ogni anno, tanti gli autori di prestigio che daranno lustro alla manifestazione che si svolgerà nell'arco dell'intero mese. Maurizio De Giovanni, Chiara Francini, Federico Buffa, Luca Bianchini, Roberto Emanuelli, Carmine Rossi Vairo, Gianluigi Paragone, Magdi Cristiano Allam, Rosanna Lambertucci, Antonio Caprarica, Antonio Messia, Vittorio Russo, Marino Bortoletti e Comandante Alfa. Anche quest'anno la possibilità di ottenere la card amico del Settembre Culturale e di visitare il sito internet www.settembreculturale.it per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti. È previsto inoltre nelle date dell'8 e il 9 settembre il seminario sulle esplorazioni scientifiche. A spiegarci di cosa si tratta la professoressa Ernesta De Masi. Si tratta di un seminario di formazione rivolto a docenti di discipline scientifiche a partire dalla scuola primaria fino al biennio del liceo. Questo seminario si articola in relazioni plenarie e in laboratori molto completi. Inizierà la mattina dell'8 settembre proprio al castello con relazioni plenarie e continuerà la sera dell'8 settembre con uno spettacolo al castello. Il tema è un tema scientifico, però articolato in una versione scenografica per dimostrare che la scienza non è quella che sta sui libri solamente, ma la scienza è divertente e si può fare dentro lo spettacolo. Per questa decima edizione anche una interessante iniziativa, l'adozione di uno degli autori presenti durante la rassegna da parte dei cittadini del centro storico. Cerchiamo di raccordarci sempre di più con il centro storico della nostra città, perché la rassegna si tiene al castello che esiste nel centro storico e abbiamo raccolto anche un poco quelli che sono gli umori degli abitanti del centro storico, quindi cercheremo di far sì che la rassegna possa sempre di più avvicinarsi al centro storico, che il centro storico si avvicini sempre di più alla nostra rassegna. Quindi sicuramente inizieremo quest'anno con un'idea che è maturata proprio nelle ultime ore. Il centro storico adotterà un autore della rassegna, nel senso che avrà l'opportunità di poterlo un attimo condurre, sceglierà poi tra i vari autori, uno degli autori lo accompagnerà proprio nella visita della nostra città, un'adozione vera e propria che possa essere anche continuativa nel corso degli anni.